Mentre stavo facendo questo video, ho aperto un attimino YouTube e ho visto che Yotobi, sul canale quello di gaming, ne aveva pubblicato uno sullo stesso tema. Perfetto! Ossia il ROM hacking, che sarebbe la modifica di vecchi giochi, spesso per Game Boy e vari Nintendo, andando a intervenire sulla grafica, il gameplay e quant'altro, per, diciamo, ridargli una nuova vita, rimuovere anche alcune vecchie censure, per esempio, e riportare il prodotto alla versione concepita come in originale. Insomma, di tutto un po', modifiche fatte dai fan che creano quasi un nuovo gioco. Diciamo, ora il video di Yotobi è quasi tutto quanto a tema Pokémon, quindi evito di parlare delle stesse cose. Comunque dopo andate a vedere anche il suo perché è davvero divertentissimo. E qui andiamo invece con 5 versioni alternative di altri celeberrimi giochi irreperibili online per tutti coloro tra voi che vogliono rivivere quella vecchia esperienza ormai passata con un pizzico di pepe in più. Ma prima di incominciare, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi e rimanete sempre aggiornati su ogni nuovo video. Fate anche, se volete, un saltino sull'Instagram di questo tipaccio qui sotto. Lo vedete? Sembra veramente uno poco di buono. E alla numero 5, Zelda Challenge Outlands. Abbiamo che è il primissimo Zelda, un gioco iconico per la storia del gaming, che resta comunque rigiocabilissimo tutt'oggi nella sua versione standard, ma diciamo piuttosto abbordabile a livello di sfida. Ecco, questa è la versione con quella parte rivista per ottenere la Triforza con tutti quanti i dungeon e quant'altro, però riposizionati. Un comparto grafico ritoccato soprattutto per quanto concerne il design di alcuni boss, altri invece sono stati proprio aggiunti. I segreti del gioco restano bloccati in base a quale missione si stia seguendo in un determinato momento, quindi le strade da prendere per sbloccare tutto quanto sono innumerevoli, a usare un eufemismo, e le stanze dei dungeon hanno una cosa come 42, mi pare di ricordare, configurazioni del tileset, ossia pareti, pietre e quant'altro spostabili e interagibili, diverse per dar vita a una sfida, adesso sì, impegnativa. Le musiche restano uguali. Stava brutto, no? E alla 4, Mario Kart R. Per super puristi del Super Nintendo, insomma è tutto molto super, Mario Kart R non sta per Rated R, ossia vietato ai minori di 17, no? In America sarebbe stato bellissimo, tipo che quando colpisci le macchine avversarie il motore esplode, loro magari prendono fuoco urlando mentre si carbonizzano come bestie, tu li puoi investire e dissanguare su... Non so se sarebbe stato, diciamo, tematicamente adatto a Mario Kart, in effetti non so neanche per che cosa stia la R. Però ecco, questo gioco è lo stesso gioco con tutte le piste rifatte, però sistema sonoro aggiornato, gameplay, poteri e meccaniche invece restano praticamente intonse, anche perché sono la base di ciò per cui il gioco è diventato famosissimo, quindi parrebbe un pochino stupido cambiare quella cosa. Fondamentale però il personaggio più inutile e odiato, ossia Toad, che penso nessuno abbia mai giocato, viene sostituito da, chiaramente, Kirby. E già basta questo per andare a cercare sto gioco, è Mario Kart solo che con Kirby. E alla numero 3, Chrono Trigger Crimson Echoes. Se avete giocato a Chrono Trigger e vi è piaciuto, e poi avete giocato a Chrono Cross, il seguito, e va fatto cacà, la soluzione si chiama Chrono Trigger Crimson Echoes, ossia il seguito che si incastra tra le due storie, non ufficiale, ma questo non toglie che sia ufficiosamente molto meglio di quello che la Square fece. Sviluppato in 5 anni, dal 2004 al 2009, con Chrono e gli altri protagonisti che ritornano a combattere contro un cattivone temporale che vuol cambiare il passato e tutto quanto, stesso sistema di combattimento in simultanea, stessa storia molto ispirata, a destino però tragico del gioco, perché la Square, venuta a conoscenza della cosa, inviò l'equivalente di una testa di cavallo nel letto, una letterina agli sviluppatori con scritto desistete o vi portiamo via casa e famiglia. I ragazzi ebbero il sostegno della community, ma si dovettero arrendere perché appunto tego famiglia. Tuttavia una specie di alfa si trova ancora oggi in giro, potete giocare tranquillamente a quella. Io ho fatto questo. E alla numero 2, Mario Adventure. Uno dei titoli più standard della storia del gaming e anche una delle ROM hack invece più celebri della storia è Super Mario Bros. 3 rifatto. Da cima a fondo, musiche, fondali, con meteo variabile tra l'altro e casuale per ogni stage, molto carina come chicca. Livelli ripensati, un segreto alla fine del gioco stesso, nuovi poteri, grafica ripresa con lo stesso engine ma migliorata, soprattutto nella palette dei colori. Per alcuni, infine, può come cosa suonare blasfema al limite del temere che un fulmine possa colpirti seduta stante se lo dici, ma ecco, è considerabile e considerato in effetti da molti come decisamente meglio del gioco originale. E alla numero 1 concludiamo con Legend of Zelda Parallel World.
E qui torniamo dal link, il link to the past in questo caso, oppure qui l'unica cosa a rimanere incontaminata è la colonna sonora, e lo capisco. Cambiare il sonoro di uno Zelda a qualcosa di dissacrante, oggettivamente, come andare, che ne so, un esempio così normale, in paradiso, dal coro degli angeli, no, delle cerchie finali, decimarli con una K47 urlando, tirare fuori un paio di casse e buttare su i Mayhem e i Gorgoroth. Non ci sta, non si fa. C'è modo e modo, un momento per ogni cosa. Per Zelda la musica è perfetta così com'è, quindi la lasci originale. Per il resto è un altro gioco, completamente, pure la storia, l'inventario, il sistema di gestione ripensato avendo in mente Ocarina of Time, la sfida ampiamente aumentata, tanto che assieme al gioco c'è anche una specie di piccolo readme e walkthrough degli sviluppatori che ti spiegano come comportarti in base appunto alle modifiche di meccaniche delle varie challenge all'interno del gioco aggiunte, molto molto interessante. E insomma, spero che abbiate gradito di nuovo insomma i consigli videologici, scusate, mi sono svegliato così stamattina che stavo proprio... Pardon, insomma. Ci vediamo domani per un altro video. Ah, mi raccomando, andate sotto il video di Yotobi e scrivete nei commenti: ah, Enrico di WatchMojo ti ha copiato il video, una cosa del genere. È sempre molto carina, no? Come cosa da fare.